per abituarmi a questa bici che la Orca Aero di Orbea, in realtà il passaggio è stato abbastanza veloce, nel senso che le geometrie sono piuttosto simili a quello che usavamo lo scorso anno. Manubri un po' differenti, abbiamo un Metron di FSA, però è stato un passaggio abbastanza smooth, liscio, pulito. I requisiti della mia bici sicuramente deve essere una buona rigidità, ma non estrema, perché comunque pedaliamo tante ore, e unire all'aerodinamicità un'ottima maneggevolezza, soprattutto nelle discese, quindi una bici un all-rounder, senza guardare troppo al peso, che non è mai stato una mia grande fissa, ma che sia veloce. Questa bici con un movimento centrale piuttosto basso rispetto ad altri modelli, altre marche, nell'approccio e nelle discese molto, molto maneggevole. Le ruote in realtà sono abbastanza standard nelle scelte, cambio veramente poco. Diciamo che questa è il setup base, almeno che non si facciano veramente dire dei 3000 metri di dislivello in su. Si può optare per una ruota più bassa, abbiamo anche un setup che vedi nella bici qua a fianco con delle ruote da 80, quello per le giornate un po' più estreme. La reattività è ottima, direi che la flessione ha una parte bassa del telaio, questa bici molto massiccia, molto rigida, e quindi alla forza, inclinazione laterale, risponde benissimo. Come gomme sì, usiamo Vittoria, abbiamo a disposizione, diciamo, se non vado errato, 3 set, questo è il classico, quindi che è il Corsa Pro, che è quello che usiamo bene o male sempre, 28 avanti dietro, quindi entrambe della stessa taglia. Poi abbiamo un nuovo tubeless per le classiche del Belgio, che è un 30, se non vado errato, quindi un po' più grande, un po' più cicciotto, e che però alla vista sembra molto simile. E poi abbiamo i tubolari, che a volte usiamo anche su strada, che sono quelli da cronometro, completamente neri, in qualche tappa completamente piatta, prendi qualche rischio in più per le forature, perché chiaramente non è un tubeless pensato per delle corse, diciamo, classiche su strada, quindi tappe da anche magari 5 ore, pensato più per un cronometro breve, però generalmente mai avuto problemi e offrono una minore resistenza. Rapporti sì, siamo sempre uguali, diciamo che la scelta è diventata un po' più ridotta con gli anni, quindi un 54-40 davanti e un 11-32 dietro. Cambiare le cassette come era una volta prima della Sanremo si è un po' persa, diciamo che è la scelta più onesta. Non sono un amante del 55, si usa molto, salvo delle giornate con veramente tanto vento a favore, preferisco il 54 e far girare le gambe. Saluto a tutti gli amici e lettori di Bici Pro.